Benvenuti. Oggi comincia una nuova serie che si intitola Da Oriente a Occidente, nell'originale From East to West. È una produzione inglese girata soprattutto in Medio Oriente, in Turchia, in Siria, in Egitto. Ed è una serie che ha alla base un'idea molto forte. L'idea è che la civiltà che oggi domina il mondo, la nostra civiltà, quella che noi chiamiamo la civiltà occidentale, in realtà è nata proprio lì, in Medio Oriente. Ed è il risultato di un continuo travaso di idee e di innovazioni che sono nate in Oriente. In realtà a me sembra che per chi esce dalle scuole italiane questa non sia poi quella gran novità, perché da noi è da tantissimo tempo che si insegna la storia partendo dalla Mesopotamia, dall'Egitto. Tutti i nostri ragazzini a scuola hanno sentito parlare della mezzaluna fertile in cui inventano tutto praticamente, l'agricoltura, la scrittura, la città, la religione. Del resto questa prima puntata si intitola Tra due fiumi e i due fiumi sono il Tigri e l'Eufrate, i due fiumi della Mesopotamia. Ecco, in Inghilterra forse è diverso. È come se chi ha pensato questa serie avesse in mente come obiettivo polemico quel vecchio modo di insegnare la storia che in sostanza diceva la civiltà è nata in Grecia. L'hanno inventata i greci da soli e non si capisce come. Sono andato a vedermi il sito che promuove questa serie e ci sono delle affermazioni molto bellicose. Per la prima volta raccontiamo la vera storia della nascita della civiltà in Medio Oriente. Una storia fatta cominciare dal punto di vista dell'antica Grecia distorce il vero percorso della civiltà. La scienza, il monoteismo, il commercio, la giustizia, i diritti civili e l'espressione artistica nascono a Oriente. Questo è un modo un po' drastico di dire una cosa vera, ma che per noi italiani appunto non è poi così scioccante. Per gli inglesi, col loro passato coloniale, si vede che accettare questa cosa è un po' più faticoso. Viene in mente il vecchio Kipling che in piena epoca coloniale scriveva La ballata dell'Est e dell'Ovest, dove il ritornello era più o meno l'Est è l'Est e l'Ovest è l'Ovest e i due non si incontreranno mai. Ecco, Kipling era un grandissimo scrittore, sia chiaro. Però noi oggi sappiamo che l'Est e l'Ovest si sono incontrati e come? Tanto tempo fa. E sappiamo anche dove si sono incontrati. In Grecia. Questo forse è l'aspetto più nuovo, più originale della puntata di stasera, che ci aiuta a capire quello che una volta era l'inspiegabile miracolo greco. Come mai la nostra civiltà apparentemente nasce in Grecia, in un piccolo paese periferico? E il punto è proprio questo, che gli antichi greci non erano un piccolo popolo periferico. I greci non erano occidentali, non erano neanche orientali, erano l'anello di congiunzione, il ponte tra l'Asia e l'Europa. Teniamo conto che la civiltà dell'antica Grecia non si limita alla Grecia attuale. I greci abitavano le coste dell'attuale Turchia, dell'Asia Minore. I greci, diciamolo, erano un popolo asiatico, oltre che europeo. Quindi erano in una posizione ideale. Tutte le novità inventate in Medio Oriente arrivavano lì e i greci avevano tempo di ripensarle e farle proprie prima di trasmetterle al Mediterraneo. Da Oriente a Occidente, appunto. Buona visione. Questa è la storia segreta della nascita del mondo come lo conosciamo oggi. Una diversa prospettiva per seguire la diffusione della civiltà in tutto il mondo. Dall'alba dell'umanità alle prime città e ai primi imperi, alla fede in un solo Dio. Seguiremo il cammino della civiltà attraverso il Medio Oriente. Una terra magica che ha fatto da ponte tra i continenti Asia, Africa ed Europa per millenni. È il crogiuolo delle etnie,
delle conoscenze e delle culture del mondo intero. È l'inizio di un epico viaggio di scoperta. Da Oriente a Occidente. Il monte Nemrut, nell'odierna Turchia, domina l'antica valle dell'Eufrate. Da qui la vista spazia su tutta la Mesopotamia. All'alba dell'umanità, questa terra tra due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, è stata la culla della civiltà. Se guardiamo l'orizzonte dalla cima di quella montagna, ci sembra quasi di avere il mondo ai nostri piedi. Riusciamo ad abbracciare tutto con un unico sguardo. Da qui non è difficile capire come le diverse civiltà abbiano potuto incontrarsi e fondersi insieme. Sulla vetta del Nemrut, sotto un enorme tumulo che è opera dell'uomo, si nasconde la tomba di un re vissuto più di 2000 anni fa, Antioco. Era di origini greche e persiane. Per onorare la sua duplice discendenza, fece porre ai lati della tomba delle enormi statue raffiguranti divinità greche e persiane. I volti di Zeus ed Eracle erano rivolti a occidente, verso la Grecia. E gli dei orientali Aura Mazda e Von rivolti a est, verso la Persia. L'imponente mausoleo di Antioco rappresenta l'incontro tra la cultura orientale e quella occidentale. Dalla sua posizione domina gran parte della Mesopotamia ed è la straordinaria dimostrazione che la civiltà come la conosciamo oggi è nata qui, in questa terra, tra due fiumi. Prima dell'avvento della civiltà, l'uomo era essenzialmente nomade. Organizzato in gruppi, vagava in cerca di rifugio e cibo. Era un raccoglitore e un cacciatore. Le scoperte più recenti fissano il momento di svolta circa 12.000 anni fa. I cacciatori e raccoglitori dell'odierna Turchia meridionale iniziarono a cambiare la storia. Gli scavi di Göbekli Tepe in Turchia dimostrano che quegli uomini decisero di fermarsi. Per la prima volta nella storia, gli esseri umani divennero costruttori e opere di dimensioni monumentali cambiarono il paesaggio. Tutti i cumuli di terra che vediamo qui sono artificiali, non sono opera della natura, ma dell'uomo, e nascondono strutture monumentali simili a quella rinvenuta qui. E questi cumuli di terra si trovano sul punto più alto di una vasta dorsale calcarea e dominano tutto il paesaggio. Nel corso degli scavi effettuati dal professor Schmidt e dalla sua equipe, sono emersi enormi pilastri in pietra. Si tratta dei più antichi monumenti mai scoperti. I pilastri della zona C sono imponenti. Purtroppo i due che erano al centro sono andati distrutti in epoche remote. Manca la parte superiore, ma sappiamo che in origine erano alti 5 metri. I pilastri dimostrano che l'uomo dell'età della pietra aveva raggiunto un notevole livello tecnico e artistico. Questo è un ottimo esempio di arte dell'età della pietra, con una scultura in rilievo raffigurante un predatore, forse un leopardo. Qui vediamo i denti e il corpo. In basso c'è un mezzo rilievo di un cinghiale.
Ci troviamo di fronte a tre espressioni artistiche differenti: i pilastri cubici a forma di T, l'alto rilievo e il mezzo rilievo, in un solo monolite. Le scoperte di Göbekli Tepe hanno completamente rivoluzionato la nostra concezione delle prime civiltà. Molto prima di iniziare a coltivare la terra, l'uomo ha sentito il bisogno di lasciare un segno sul paesaggio circostante. Coloro che realizzarono tutto questo erano cacciatori e raccoglitori, che si riunivano qui per cerimonie e festeggiamenti. E avevano già l'abilità di costruire dei monoliti, di trasportarli qui e di sollevarli per formare strutture circolari. Il modo in cui Göbekli Tepe è stata edificata, l'organizzazione delle risorse e del lavoro e la perizia nell'esecuzione provano l'esistenza di una società estremamente complessa 2000 anni prima che l'uomo diventasse un agricoltore stanziale. È una scoperta che ha ribaltato tutto ciò che sapevamo sulla nascita della civiltà. Quest'opera non era alla portata di tutti e indica un alto livello di specializzazione. I monoliti sono opere complesse e richiedono una capacità di progettazione. La società dei cacciatori-raccoglitori era molto più evoluta di quanto pensassimo. Questa pagina, prima sconosciuta della lunga storia della nostra civiltà, è venuta alla luce qui, in Medio Oriente. In una fase successiva, l'uomo sarebbe diventato stanziale e avrebbe iniziato a sfruttare le risorse naturali. Nella storia dell'umanità c'è un momento decisivo, a partire dal quale l'uomo non vive più alla giornata e non si limita più a raccogliere i frutti della natura, sperando che provveda alle sue esigenze. Quando gli esseri umani mettono radici e iniziano a vivere in comunità stanziali, capiscono per la prima volta di poter controllare il mondo che li circonda, ponendo le basi su cui poi sarebbe fiorita la civiltà. Anche questa fase cruciale nella storia dell'umanità è avvenuta in questa regione. Oltre 10.000 anni fa, l'uomo iniziò ad affrancarsi dal nomadismo organizzandosi in comunità e costruendo abitazioni. Anche la prova di questo cambiamento epocale è stata scoperta nel sud della Turchia, a Çatalhöyük. Çatalhöyük si trovava su un fiume che forniva acqua e un'altra risorsa vitale per gli abitanti. Il fango, il primo materiale da costruzione. Queste antiche mura di fango essiccato sembrano poca cosa, eppure rappresentano un passaggio fondamentale per la civiltà. La capacità di creare insediamenti. Oltre 9.000 anni fa, le case di Çatalhöyük erano così, con il forno e la porta d'accesso sul tetto. Una storia perduta nel tempo e ricostruita dall'archeologia. Ci troviamo di fronte a una serie di case di fango. Qui ne vediamo una, lì ce n'è un'altra, un'altra è lì dietro e un'altra ancora qui dietro di me. Queste abitazioni sono state costruite con mattoni di fango, raccolto e poi essiccato al sole. Ecco una fila di mattoni molto lunghi e qui ci sono tracce di malta. Il fiume nei pressi di Çatalhöyük non forniva solo il fango per i mattoni, ma anche qualcosa di altrettanto prezioso. Un suolo ricco ed estremamente fertile. Gli abitanti avevano fatto un'altra scoperta rivoluzionaria: l'agricoltura. Nelle aree adibite a magazzino troviamo una serie di piccoli silos di argilla. Ecco, qui vediamo una delle pareti. All'interno di questi grossi contenitori abbiamo rinvenuto resti di noci, pistacchi, mandorle, piselli e grano. Da qui possiamo dedurre quali di questi prodotti fossero coltivati nella zona.
Questa è la prova che le prime coltivazioni e l'addomesticamento degli animali ebbero inizio oltre 10.000 anni fa nel sud della Turchia, diffondendosi gradualmente lungo la cosiddetta mezzaluna fertile, a est verso la Mesopotamia e a ovest verso il Mediterraneo. L'agricoltura e l'organizzazione in comunità stanziali si diffusero quindi in Europa, fino a raggiungere circa 7.000 anni fa l'estrema punta occidentale del continente. La diffusione dell'agricoltura da Oriente a Occidente ha trasformato le società umane. L'agricoltura è stata anche la molla di una rivoluzione tecnologica. Siamo nel Neolitico, la nuova età della pietra, e gli archeologi hanno scoperto indizi rivelatori di un'elevata padronanza tecnica. Tra i vari reperti venuti alla luce qui, ci sono diversi utensili in pietra. Alcuni servivano per macinare le granaglie e rompere il cariosside, l'involucro coriaceo. In questo modo ottenevano una sorta di farina, una poltiglia da diluire in acqua. Abbiamo trovato anche degli utensili di ossidiana, un vetro vulcanico. E questo forse era parte di un falcetto. Invece questo serviva forse per la caccia. Parallelamente alla nascita dell'agricoltura e dei primi insediamenti, l'uomo inizia a lavorare materiali più complessi, la ceramica con cui ricavare vasi e recipienti e il metallo per fare attrezzi e utensili. All'agricoltura si deve anche un grande cambiamento nella società. L'organizzazione capillare dei progetti destinati alla collettività, come l'irrigazione e la mietitura, introduce il concetto di proprietà e suddivisione della terra che viene tramandata. Nel Neolitico, l'uomo inizia a modificare a suo vantaggio l'ambiente e diventa stanziale. È in quel periodo che inizia il nostro viaggio, quello che ci condurrà dove siamo oggi. La disponibilità di scorte di cibo garantiva il sostentamento di una popolazione in crescita, e gli esseri umani iniziavano ad aggregarsi in gruppi sempre più numerosi, dando vita a quella che oggi chiamiamo civiltà. Tutto ebbe inizio proprio nelle terre ricche e fertili lungo i grandi fiumi d'Oriente, la culla della civiltà. Partendo dall'estremo Oriente e proseguendo verso Occidente, noteremo che in Cina la civiltà è nata sul fiume Giallo e si è spostata di fiume in fiume. Anche in India i più antichi manufatti sono stati rinvenuti nelle valli dell'Indo e del Gange. I fiumi sono sempre stati il punto di riferimento delle civiltà, l'Indo e il Gange in India e il Nilo in Egitto. Circa 6.000 anni fa, tra il Tigri e l'Eufrate, i due grandi fiumi del Medio Oriente, sorsero le prime città della storia. Uno dei primi centri urbani fu costruito alla punta occidentale della Mesopotamia. Mari, nell'odierna Siria, è stata riportata alla luce nel 1933. Mari era una città sorta non a caso sulle rive dell'Eufrate. Aveva una pianta circolare e un canale centrale la riforniva d'acqua.
Mari aveva una collocazione strategica per sfruttare le vie carovaniere tra la Mesopotamia e le ricche terre più distanti. La collocazione di Mari era strategica rispetto alle arterie commerciali dell'epoca. I metalli arrivavano qui dall'Anatolia. Altre materie prime, come i metalli preziosi, arrivavano invece da Mazan, nell'antica Persia, dall'Oman, da Dilmun, nell'odierno Bahrain, quindi da regioni poste molto più a sud. Mari svolgeva una duplice funzione. Una parte di queste materie prime veniva lavorata sul posto, ma altre venivano distribuite da qui in tutta l'allora Mesopotamia e anche in altre regioni del mondo antico. Grazie al commercio e all'agricoltura, Mari prosperò, ma la ricchezza non veniva distribuita in parti uguali. Si era infatti venuta a creare una gerarchia sociale, al cui vertice c'era un re. Ci troviamo nella sala del trono del palazzo di Zimri-Lim, che risale al secondo millennio avanti Cristo. Sul lato opposto c'è il basamento sul quale poggiava il trono del re di Zimri-Lim. Sappiamo che era fatto di legni pregiati, oro, argento, avorio, ed era quindi un simbolo del potere del sovrano e della ricchezza della città. A Mari il passato ci parla in prima persona. Qui, infatti, gli archeologi hanno trovato le prove di una delle più grandi invenzioni della civiltà: la scrittura. Hanno scoperto migliaia di tavolette ricoperte di caratteri inventati in Mesopotamia circa 5.000 anni fa. Forse questo è il traguardo più significativo nella storia dell'Homo sapiens: maturare l'idea di poter imprimere su una superficie una serie di segni comprensibili ai suoi simili con cui formare le parole della propria lingua. Si tratta di una scoperta fondamentale e i cui risultati sono tutt'oggi di vitale importanza. Gli scribi utilizzavano uno stilo di canna e, premendolo sulla superficie di argilla ancora fresca, tracciavano una linea che finiva con un cuneo. I primi studiosi che hanno decifrato i testi sumeri si sono basati su questo elemento per coniare il termine che da allora la identifica: scrittura cuneiforme. È abbastanza evidente che all'inizio la scrittura è nata per ragioni amministrative, quando il numero delle cose di cui tenere il conto era cresciuto. I primissimi segni sono i cosiddetti pittogrammi, vale a dire degli abbozzi un po' infantili che raffiguravano cose specifiche. Ad esempio, per indicare un uccello, se ne faceva un rozzo di segno. Ciò che è accaduto in Mesopotamia e unicamente qui è che queste prime popolazioni iniziarono a sperimentare con la scrittura ed ebbero l'idea di disegnare un simbolo non per riprodurre l'aspetto di una cosa, ma il suono del suo nome. Una volta compiuto questo primo passo fondamentale, idearono rapidamente un'ampia serie di segni utilizzati per sillabare i suoni della loro lingua. È innegabile che l'invenzione della scrittura abbia avuto conseguenze vastissime. Nel giro di poco tempo si diffuse in tutto il Medio Oriente, sostituendosi rapidamente ai pittogrammi e ai geroglifici, per poi prendere piede nel resto del mondo. Il mio signore dovrà esaminare con attenzione questa tavoletta. Le tavolette cuneiformi scoperte a Mari, con estrema attenzione, ci rivelano fino a che punto fossero organizzati i primi centri urbani della nostra civiltà. Come assediare la città costruita dai nemici? Queste tavolette dal contenuto amministrativo dimostrano che si trattava di una società organizzata. Non era un semplice villaggio, ma governava l'insediamento principale e l'area circostante. Grazie a questi reperti abbiamo un quadro più chiaro di quella società, soprattutto dei ceti più elevati, quindi il re, i sacerdoti e la burocrazia. Le tavolette ci offrono uno spaccato importante di quel mondo. Ma non è solo la scrittura a consentirci di saperne di più su questa civiltà. Uno dei più grandi tesori lasciati dai Sumeri è oggi custodito al British Museum di Londra. È lo Stendardo di Ur. Questo oggetto, proveniente dal sud dell'Iraq, è di una bellezza che toglie il fiato. Risale a più di 4.500 anni fa.
e anche se non possiamo dire con certezza quale fosse il suo uso, è indubbio che si tratti di un oggetto prezioso. Se infatti osserviamo i materiali utilizzati, troveremo i lapislazzuli, la pietra calcarea rossastra e conchiglie pregiate. Vi è impressa una storia. E da quello che possiamo vedere, questa storia ci parla di una società organizzata dove ognuno aveva il suo posto. In alto vediamo gli uomini che lavorano nei campi. Più avanti c'è una processione di animali, forse destinati a un sacrificio religioso. Ci sono delle capre, uomini che portano pesce e anche bestiame. Nella parte superiore c'è la corte, con uomini seduti che brindano al re, il quale evidentemente controlla chi gli sta sotto. La scena qui raffigurata ci offre l'idea di una società raffinata e in pace. Se però gli giriamo intorno, dall'altra parte troveremo una realtà diversa, perché qui vediamo una terribile scena di guerra. Nella parte più in basso vediamo uomini calpestati da cavalli che trainano carri. Ci sono uomini nudi che vengono trascinati al cospetto del re, che è qui in piedi con il suo seguito. Si tratta di un monito intenso e convincente per ricordare che quando nasce una grande civiltà, presto diventa un gioiello che fa gola a predoni e nemici. Con l'avvento della civiltà si scatenarono rivalità e competizione tra le città della Mesopotamia e di conseguenza odio e guerra. Iniziava una nuova era, quella degli imperi. Mari era una preda ambita e venne distrutta due volte dalle potenze rivali. La prima, oltre 4.000 anni fa, dagli Accadi, che in Mesopotamia fondarono il primo impero della storia. Infine, i Babilonesi, successori degli Accadi, la misero a ferro e fuoco. Sulle pareti abbiamo rinvenuto le tracce rossastre dell'incendio. Si vede fino a che altezza il materiale è stato deformato dal calore. Quell'incendio segnò la fine di Mari. Mari e la civiltà sumera scomparvero per sempre. Ma i traguardi raggiunti non furono vani e la loro influenza si estese al di fuori della Mesopotamia. Dalle loro montagne in Anatolia, gli Ittiti fondarono una civiltà che sarebbe durata 600 anni in una terra ostile, che non godeva di nessuno dei vantaggi offerti dalle fertili valli della Mesopotamia. Eppure qui sorse uno degli imperi più vasti dell'antichità. Gli Ittiti conquistarono un ruolo nella storia, riuscendo a bilanciare l'isolamento geografico e le difficoltà ambientali attraverso il controllo politico, una rigida organizzazione sociale e la disciplina. Furono capaci di costruire un impero e di controllare non solo la gran parte dell'Anatolia, quindi l'odierna Turchia, ma anche altre vaste regioni come la Siria e la parte settentrionale del Libano. Crearono quindi il primo impero transnazionale nel Mediterraneo orientale. Hattusi, la capitale dell'impero ittita, contava una popolazione di 50.000 abitanti. Era circondata da un'imponente cinta muraria, con porte elaborate, fiancheggiate con leoni. Nel punto più elevato del territorio, gli ittiti avevano costruito un monumento che celebrava la loro grandezza. Era visibile da 20 chilometri di distanza. Nonostante la forma di un enorme bastione difensivo, aveva una funzione puramente cerimoniale. Questa struttura, costruita 3.500 anni fa, è la testimonianza dei progressi raggiunti da quegli antichi popoli, arrivati in poco tempo dall'età della pietra alla civiltà. La montagna artificiale di Yerkapi è una delle strutture più imponenti che si trova nel sito di Hattusi. Di per sé questa costruzione è un gigantesco strumento di propaganda, un'affermazione granitica della potenza, dell'influenza della civiltà ittita
e della concezione che avevano di sé. Al suo culmine, l'impero ittita rivaleggiava con l'Egitto per il controllo del Medio Oriente. Ma a Occidente stava sorgendo una nuova potenza. Alla fine del secondo millennio avanti Cristo, i mercanti provenienti dalla Grecia iniziarono a fondare colonie lungo la costa dell'Asia Minore. Si spinsero fino ai territori dominati da città già grandi e antiche, come Troia. Su queste pianure si sarebbe combattuta una guerra resa immortale dal mito, il primo scontro di civiltà tra Oriente e Occidente. Il poeta greco Omero tramandò quegli eventi nei due grandi poemi epici, l'Iliade e l'Odissea. Tendiamo a credere che gli eventi della guerra di Troia siano pura leggenda, ma gli archeologi hanno scoperto che la città è esistita davvero e qui c'era una delle sue porte. Il ritrovamento è stato effettuato partendo dalle fonti greche. I racconti di Omero sulla guerra di Troia riflettono il momento storico durante il quale gli antichi greci iniziarono la loro espansione, entrando in conflitto con le più antiche civiltà d'Oriente. Nei secoli successivi, le città-stato della Grecia crebbero per potenza e influenza culturale. Nel mondo occidentale, l'antica Grecia viene considerata la culla della civiltà, dove nacquero le idee e gli ideali classici, la filosofia, lo studio della natura, la letteratura e l'arte. Ma il riconoscimento del ruolo della Grecia nella storia della civiltà ha oscurato il contributo dell'Oriente alla nascita del mondo moderno. Non possiamo ignorare l'importanza delle civiltà greche, ma non dobbiamo dimenticare che non nacquero dal nulla. Non fu una fioritura spontanea, avvenuta in completo isolamento. Questi popoli partivano già con un ricco bagaglio ereditato dalle civiltà che li avevano precedute, e questo patrimonio è giunto fino a noi. Nella storia della civiltà, Oriente e Occidente sono due realtà complementari, ma spesso raffigurate in contrapposizione. Nelle cronache dei rapporti tra Oriente e Occidente, ci troviamo quasi di fronte a una lunga serie di rappresaglie e controrappresaglie. In realtà, le diverse civiltà hanno sempre imparato l'una dall'altra e il loro destino era intrecciato. Il primo a reclamare l'eredità lasciata dai popoli d'Oriente fu un condottiero che avrebbe cambiato la storia, Alessandro Magno. Giunse a Troia nel 334 avanti Cristo, alla testa di un esercito greco diretto verso est. Quando Alessandro Magno giunse a Troia, sappiamo che dormì con un pugnale e una copia dell'Iliade sotto il cuscino. Rappresentava l'archetipo del nuovo greco, pronto a conquistare le terre d'Oriente, così come gli eroi cantati da Omero. Secondo gli storici greci, a Troia Alessandro si recò in visita al Tempio di Atena. Alessandro giunse qui, dove allora sorgeva il Tempio di Atena. Dobbiamo usare un po' di immaginazione, perché oggi non restano che poche fondamenta. Da fonti più tarde sappiamo che qui trovò oggetti e rovine che si diceva risalissero ai tempi della guerra di Troia. Alessandro, come gesto simbolico, si tolse di dosso l'armatura per infilarsi un'antica corazza che, secondo la tradizione, sarebbe appartenuta ad Achille. Con questo gesto stabilì una connessione simbolica con quelli che considerava suoi antenati. Ispirato dalla visita a Troia, Alessandro si dedicò con tutto l'impegno alla sua campagna di conquista. Il suo obiettivo era l'impero persiano, che, costituitosi 200 anni prima, si era ingrandito fino a diventare l'entità politica più vasta dell'antichità, arrivando ad abbracciare l'Asia, l'Africa e l'Europa.
Alessandro vinse la sua prima battaglia contro i persiani sul fiume Granico. Ma più avanzava, più il destino lo avrebbe messo di fronte all'eredità dell'Oriente. Il grande condottiero scoprì a Mileto un esempio di come le influenze orientali si erano fuse con quelle occidentali. La città faceva parte dell'impero persiano, ma era popolata da greci che vivevano sulle coste dell'Asia Minore da secoli. Grazie a recenti scoperte, possiamo vedere il processo di integrazione tra Oriente e Occidente sotto una luce nuova. Queste rovine ci mostrano in che modo la cultura orientale avesse influenzato l'Occidente. Afrodite era una delle dee più importanti dell'Olimpo greco. In questo tempio a lei dedicato, gli archeologi hanno scoperto delle splendide statuine votive offerte alla dea. Confrontandole, gli esperti sono riusciti a provare fino a che punto i greci di Mileto avessero assorbito la cultura orientale e persino la religione. Questo è uno dei reperti più antichi, in cui Afrodite è raffigurata come la potente dea della fertilità. E questo è un altro in cui appare associata a figure di animali, un'antica simbologia orientale. Lo stile di quasi tutte le statuine scoperte a Mileto ci appare più orientale che greco. È evidente che l'idea che i milesi avevano di Afrodite si basava su modelli orientali. La dea Afrodite è nata in Oriente ed è giunta così ai greci, completamente nuda. È la prova che i greci stavano assimilando molte influenze orientali. Da un esame più attento è emerso che i greci di Mileto avevano imparato dai maestri orientali anche come produrre queste immagini. Queste figure si presentano piatte sul retro. Sono tutte state fatte con uno stampo. Vi mettevano l'argilla e aspettavano che si seccasse. Poi la sfilavano e la lavoravano con uno stilo. Incidevano i dettagli che non erano realizzabili tramite il calco, quindi le cuocevano. Usare uno stampo per fabbricare statuine era una pratica tipicamente orientale. I greci di Mileto combinarono questa tecnica con la loro, che si basava sul tornio da vasaio. Questo ci ha consentito di farci un'idea su quali fossero le influenze provenienti dall'Oriente e in che modo i greci le adattarono alle proprie tradizioni. Le colonie greche dell'Asia Minore, come Mileto, ebbero un ruolo fondamentale nel veicolare le idee orientali verso la Grecia e l'Occidente. Queste terre sono state un punto di incontro tra le civiltà. Possiamo dire che proprio qui è iniziata la grande avventura dell'umanità. Le culture e le civiltà orientali sono entrate in contatto con l'Occidente attraverso il mare Egeo e le isole greche. Il mondo greco ha rielaborato le conoscenze e le tradizioni filosofiche orientali che, a partire da città come questa, si sono poi diffuse nel resto del mondo antico. Durante la sua campagna contro l'impero persiano, lo stesso Alessandro si rese conto che l'Oriente e l'Occidente erano uniti da un destino comune e che la civiltà greca, della quale Alessandro era il fiero campione, era sbocciata grazie anche a influenze orientali. Dopo aver preso le città greche dell'Asia Minore occidentale, Alessandro avanzò verso est, sconfiggendo ancora una volta i persiani nella battaglia di Isso. Deviò quindi verso sud e conquistò la Siria e l'Egitto, per poi spingersi in Mesopotamia, dove sconfisse definitivamente i persiani nella battaglia di Gaugamela. Alessandro si stava preparando a conquistare l'antica città di Babilonia, il gioiello del mondo orientale. La presa di Babilonia sarebbe stato il coronamento del suo sogno, un impero mondiale.
Babilonia sorgeva a 85 km a sud dell'odierna Baghdad, in Iraq, in una terra un tempo fertile. Nel 1983 sono iniziati i primi progetti di ricostruzione dell'antica città. Babilonia vanta una storia illustre. Fu uno dei primi centri urbani della civiltà, una delle potenze egemoniche della Mesopotamia e la capitale del grande impero babilonese. Era la più vasta città del tempo, con una popolazione di circa 200.000 abitanti, e si caratterizzava per la ricchezza e lo splendore architettonico. Nell'antichità non si faceva altro che parlare della gloria di Babilonia, ma vederla di persona doveva essere ancora più suggestivo. Era una città circondata da un'alta cinta muraria rivestita di splendide piastrelle blu. Alessandro entrò a Babilonia da una porta cerimoniale, decorata con rilievi che raffiguravano tori e draghi in onore della dea Ishtar. Da qui partiva una via sacra, lunga 180 metri, e decorata con i leoni sacri a Ishtar, che conduceva nel centro della città. Nessuna esperienza poteva preparare Alessandro alle meraviglie di Babilonia. Ricostruita grazie alle centinaia di migliaia di frammenti rinvenuti, la porta di Ishtar e la via cerimoniale sono oggi custodite al Museo di Pergamo a Berlino. La dea Ishtar doveva essere familiare ad Alessandro. Probabilmente in lei riconobbe le caratteristiche della dea greca dell'amore, Afrodite. Ishtar era la divinità più importante per i babilonesi, che conosciamo già attraverso le più antiche tradizioni mesopotamiche. L'accostamento ad Afrodite è senz'altro plausibile dal momento che godevano più o meno dello stesso status. Vengono sempre raffigurate come donne bellissime e potremmo dire che Afrodite era il corrispettivo nella cultura greca di quello che Ishtar era per i babilonesi. Ishtar è protagonista di uno dei primi e più importanti cicli epici della letteratura mesopotamica, il poema di Gilgamesh. Questo pezzo di terracotta proveniente dall'antica biblioteca Assira è un frammento del poema di Gilgamesh, che potremmo quasi definire un classico esempio di intreccio hollywoodiano. C'è un eroe che vive le sue avventure, ci sono dei mostri, ci sono delle donne bellissime, c'è tradimento, amicizia, avventura, perfino il diluvio, tutto mescolato in un racconto straordinario. Ishtar decide di sedurre Gilgamesh e in un episodio descritto con toni vivaci e persino comici, l'eroe la rifiuta esplicitamente. E qui elenca in una serie di paragrafi accusatori il destino infausto dei suoi amanti passati. A Dumuzzi, consorte della tua giovinezza, a lui hai destinato il pianto perpetuo anno dopo anno. Hai amato il pastore, l'allevatore di bestiame, il mandriano. Lo hai colpito e trasformato in un lupo, e ora i suoi stessi pastorelli lo cacciano e i suoi cani lo mordono alle cosce. La risposta di Gilgamesh è: se io cedo, in cosa mi trasformerai? Non ne voglio sapere. Alla fine della conversazione immagino Ishtar che sbatte la porta e se ne va sbuffando, come in un film. Il poema di Gilgamesh è una delle prime opere letterarie conosciute e risale a 1400 anni prima di Omero. L'idea di un uomo in carne e ossa come Gilgamesh, divenuto il protagonista di una serie di storie epiche, non doveva suonare nuova alle orecchie di Alessandro Magno.
È interessante notare che la storia dei poemi omerici, che tutti conosciamo bene, si abbina in modo perfetto a quest'opera babilonese più antica. È evidente che si tratta dello stesso genere letterario. Le basi di quella che sarebbe diventata la moderna letteratura erano quindi già state poste 5.000 anni fa. La scrittura cuneiforme cadde in disuso 2.000 anni fa e il mondo si dimenticò della sua esistenza. Fu solo nel XIX secolo, con la riscoperta delle tavolette, che gli studiosi riuscirono a decifrare questi antichi testi. Quando abbiamo iniziato a tradurre i testi cuneiformi, si è aperto ai nostri occhi un mondo ricco, suggestivo e complesso. Un mondo fatto di grandi culture, di un sistema religioso incredibilmente profondo e variegato. In un certo senso è colpa nostra se non siamo riusciti a capire la straordinaria ricchezza delle più antiche culture orientali. Era tutto sotto i nostri occhi, ma per secoli non abbiamo saputo leggerlo. In quel periodo si era convinti che la civiltà occidentale fosse nata con i greci e con i romani. E l'idea di dover riconsiderare la storia antica e retrodatare la nascita della civiltà non più al 500 a.C. con i greci, bensì al 3000 a.C., era decisamente troppo. Ci sono voluti 150 anni, o forse più, per assimilare questo cambiamento di prospettiva nella nostra identità. Con la traduzione dei testi cuneiformi, agli studiosi occidentali si è aperta una finestra inedita sull'antica cultura mesopotamica. È diventato evidente che le idee greche non erano spuntate dal nulla. Oggi possiamo affermare con molta più certezza che alcune parti delle loro nozioni di matematica, astronomia, medicina e altre discipline rielaboravano un patrimonio che era già presente a Babilonia. Le scoperte fatte a Babilonia provano che i greci sapevano leggere la scrittura cuneiforme e non avevano alcuna difficoltà nell'apprezzare e assimilare l'antica cultura orientale. Una tavoletta cuneiforme rinvenuta tra le rovine di Babilonia è la testimonianza dell'impegno con cui uno studioso greco tentava di apprendere quella lingua. Su un lato della tavoletta ci sono gli esercizi della scuola babilonese. E sul retro c'è la trascrizione di quegli stessi segni in lettere greche. Quindi, ad esempio, qui ci sono dei segni in scrittura cuneiforme che indicano le varie sfumature della parola canale. E sul retro la persona che ha inciso questa tavoletta e che magari aveva difficoltà a memorizzare questi segni, stanca dai vani tentativi di ricordarli, li ha traslitterati in greco. Le parole sumere e babilonesi sono sillabate in lettere greche, come in brutta copia. I greci non apprezzavano solo la letteratura dei babilonesi. Uno dei maggiori contributi che l'Oriente ha dato alla civiltà è stato in campo scientifico. Tra i greci che avevano dimestichezza con la cultura babilonese c'era Talete di Mileto. Talete riuscì a prevedere con estrema precisione un'eclissi solare. L'eclissi avvenne il 28 maggio del 585 a.C. Talete riuscì a calcolare il momento esatto dell'eclissi dopo aver esaminato i registri degli astronomi babilonesi. I sapienti di Babilonia tenevano un elenco dettagliato di tutte le eclissi, gli equinozi e i solstizi, a partire dal 747 a.C., quindi 200 anni prima che Talete prevedesse la sua eclissi. Avvertivano l'impulso irrefrenabile di comprendere presagi e segni del cielo, temendo la collera degli dèi. Avevano annotato sistematicamente ogni fenomeno, notte dopo notte, mese dopo mese, anno dopo anno, per oltre 600 anni. Quando arrivò Alessandro, tutti questi presagi erano stati raccolti in una vastissima serie di osservazioni e previsioni. E questa tavoletta, che è il 21° di 70 capitoli, parlava solo di eclissi solari.
Poco alla volta, attraverso lunghi periodi di osservazione, gli studiosi si resero conto che questi eventi non erano casuali e che non potevano essere solo il capriccio degli dèi, perché rispondevano a complessi modelli matematici che abbracciavano periodi molto lunghi. Verso il VI-V secolo a.C., i babilonesi modificarono la loro interpretazione dei fenomeni, non più enigmatici messaggi divini, ma la prova che gli dèi avevano creato un complesso universo matematico. Gli astronomi babilonesi osservavano sistematicamente il proprio mondo, registravano i dati e applicavano la logica alle loro scoperte. La loro sete di conoscenza aveva già contagiato i pensatori greci come Talete di Mileto, ma l'arrivo di Alessandro a Babilonia accelerò il processo di assorbimento della cultura orientale da parte dei greci. Alessandro era affascinato dall'astronomia babilonese. Si faceva accompagnare dal suo storico sul campo, incaricato di tradurre in greco il più possibile delle osservazioni babilonesi e di rispedirle in Macedonia. Dal IV secolo in poi, quindi, siamo riusciti a trovare molti esempi specifici che testimoniano con certezza come alcuni studiosi greci avessero avuto accesso ai testi di sapienti babilonesi. E questo è straordinario. La ricerca babilonese e la logica greca hanno creato il metodo scientifico che ha trasformato il mondo. Grandi greci come Platone, Aristotele e Tolomeo vengono celebrati per l'importanza che hanno avuto nel progresso delle idee, ma anche gli astronomi babilonesi meriterebbero di sedere tra i padri della scienza. Ogni volta che guardiamo l'orologio rendiamo omaggio alla cultura babilonese, e lo stesso quando leggiamo l'oroscopo. Anche quando misuriamo un angolo ci rifacciamo a quell'antico sapere. Senza rendercene conto, ogni giorno eseguiamo azioni fondamentali che dobbiamo alle antiche civiltà del Medio Oriente. I babilonesi erano matematici eccellenti. Furono i primi a usare gli angoli, i gradi, le frazioni e le equazioni. Non contavano con il nostro sistema decimale, non usavano il numero 10 come base, bensì il 60. Il loro era il cosiddetto sistema sessagesimale. Quando ci insegnano a leggere l'ora, a un bambino curioso verrebbe da chiedersi perché mai il tempo sia stato suddiviso in 60 secondi e in 60 minuti. Perché non 10 o 100? Ebbene, quel 60 viene da Babilonia. Fin dagli inizi del terzo millennio, nell'antica Mesopotamia, tutti i calcoli erano fatti seguendo il sistema sessagesimale. A differenza nostra, non usarono mai le 10 dita come base della loro matematica, in nessun momento. Rispetto al 10, il 60 è un numero più versatile da usare come base per un sistema numerico, perché è divisibile per 2, per 5 e anche per 3. Consente una maggiore flessibilità per effettuare complessi calcoli astronomici. Seguendo il sistema sessagesimale, i babilonesi divisero i minuti in 60 secondi e le ore in 60 minuti, l'anno in 360 giorni e la circonferenza in 360 gradi. Una delle intuizioni più brillanti dei babilonesi fu quella che il cielo era una sfera misurabile in 360 gradi. L'Osservatorio Reale di Greenwich a Londra è stato fondato nel 1675. Qui gli astronomi hanno studiato il movimento delle stelle e raccolto dati che hanno permesso ai naviganti di calcolare la loro posizione in mare. Possiamo ancora trovare delle tracce di quella che era l'attività prevalente dell'osservatorio quando fu fondato nel XVII secolo. Come a Babilonia migliaia di anni prima, anche gli astronomi di Greenwich hanno diviso il mondo in 360 gradi, collocando l'osservatorio sul grado zero, il cosiddetto meridiano di Greenwich. Gli astronomi usano ancora oggi i 360 gradi, frazionati in minuti e in secondi, per ottenere una raffigurazione più dettagliata del cielo. E compiono anche le misurazioni del tempo al passaggio delle stelle per calcolare la propria posizione.
il primo astronomo reale di Greenwich, John Flamsteed, ha costruito una mappa del cielo e dato un nome alle stelle, proprio come avevano fatto i babilonesi 3500 anni prima. All'interno di questo libro, che si intitola Historia Celestis, è contenuto il lavoro e gli studi di tutta la sua vita. Vi troviamo l'elenco delle stelle osservate, dei pianeti, della Luna e delle loro posizioni. Flamsteed aveva ereditato la tradizione dell'osservazione dai suoi predecessori vissuti nel Rinascimento, dagli studiosi arabi, dai romani, dai greci e anche dai babilonesi. Dal sistema numerico babilonese derivano anche i 12 segni dello zodiaco. Avevano suddiviso quei 360 gradi in 12 sezioni da 30 gradi ciascuna. Da questa tavola si vede molto chiaramente. Qui vediamo i triangoli, i segmenti di 30 gradi. E ciascuno di questi segmenti è associato a una costellazione posta al suo centro. Vediamo lo Scorpione, la Bilancia, la Vergine, il Leone, il Cancro e le altre. Sembra incredibile, ma i simboli e i nomi che usiamo ancora oggi furono attribuiti dagli astronomi babilonesi migliaia di anni fa. I nomi dei segni zodiacali sono stati trovati su centinaia, forse migliaia di tavolette. Questa piccola tavoletta è particolarmente interessante. Su ogni riga è riportato un segno diverso, fino ad arrivare in fondo. All'ottava riga troviamo lo Scorpione. Ecco, è questo qui. Mentre sull'altro lato ci sono gli ultimi quattro segni. L'elenco si conclude con una linea che indica che la serie finisce a 12. I nomi dati ai segni zodiacali, quindi, sono di origine babilonese. Il toro deriva dal toro celeste, venerato a Babilonia, e lo stesso il leone. Lo zodiaco babilonese fu uno dei primi tentativi da parte dell'uomo di dare ordine e significato a un mondo all'apparenza incomprensibile. Ancora oggi ne siamo influenzati. Tutti conosciamo il nostro segno zodiacale e anche se fingiamo di non crederci, leggiamo gli oroscopi. L'idea che il nostro destino sia determinato dalle stelle affonda le sue radici nel pensiero babilonese. Alessandro Magno morì all'età di 32 anni. Alla sua morte era stato ormai profondamente sedotto dalle terre d'Oriente, al punto che il suo desiderio, prima di spirare, fu che le genti del suo nuovo impero vivessero come un unico popolo. L'impero di Alessandro si sarebbe dissolto presto, ma la diffusione della conoscenza non si fermò. Uno dei suoi successori fu il re Antioco, che fece costruire il suo mausoleo sulla cima del monte Nemrut, da cui dominava l'Oriente e l'Occidente. In questo capannone all'apparenza anonimo è custodita un'altra testimonianza dell'antica cultura orientale. Qui, sul monte Nemrut, è stata fatta una scoperta eccezionale. È forse il più antico calendario astrologico del mondo. Questi sono dei fregi raffiguranti dei leoni, su cui compaiono delle stelle. Dallo studio di queste stelle abbiamo potuto calcolare la data e l'ora esatte, il 17 luglio del 62 a.C. E l'ora esatta è le 16:48. È una scoperta eccezionale. Le divinità greche e persiane che custodiscono la tomba di Antioco rappresentano visivamente la duplice origine del sovrano. Si tratta ancora una volta di una straordinaria testimonianza della sintesi raggiunta tra Oriente e Occidente dopo la conquista di Alessandro e del modo in cui, diversi secoli dopo la sua morte, l'Occidente abbia assorbito le antiche e ricche culture che, come le acque di un fiume, sono giunte sino a noi.